Di nuovo insieme SOS Arezzo TV e siamo tornati, è un po' che non ci tornavamo, Beppe, facciamo tutte le stagioni, quindi a Buonconte da Montefeltro. Ma il puzzo c'è sempre. Il puzzo è sempre lo stesso. Mi porti sempre nella merda. No, tu mi ci hai portato tu. Mi ci hai portato tu. Comunque adesso è bello. Adesso perché la vegetazione è stata tagliata. Tutto pulito, ti ricordi che era pericolosa la strada, esatto, con, sì, perché non si vedeva niente. Si vedeva niente. Però ora si vede bene. Qualcosa hanno fatto, hanno pulito per vedere, sì, bene la merda sotto. Ecco, sempre la finezza straordinaria. Allora, si chiama così? Sì. Vabbè, la cacca, va questo bene. Questo è, diciamo, il famoso scarico che non si sa da dove venga. Dalle nuove case, vabbè, fatte qui, che sono, alle quali non è stato fatto fare il depuratore. Come è stato fatto fare il depuratore? Non gli è stato fatto fare da chi? Scusa, l'amministrazione comunale, quando non ci sono le fogne, ti obbliga a fare il depuratore. Qui mi sembra che il depuratore ce n'è poco, perché il puzzo porta via, sì, anche ora. È veramente una quindi cosa. Il comune dovrebbe intervenire? Dovrebbe intervenire, fa fare i depuratori così come si deve. O fa la fognone, che qui non c'è, non è collegato, perché arriva allo stradone di Puglia e quindi qui non arriva. O fa il fognone, o altrimenti, se no, provvede a far sì che questi signori che scaricano qui facciano quello che devono fare secondo legge, cioè i depuratori. Perché se è, no, una cosa, è una cosa paurosa. Sì. Ora, inverno, meno male che zanzare nei mani ce ne sono, si va il verso puzzo la primavera, c'è sempre, si va verso la primavera estate e siamo sempre al solito. Non capisco perché anche la ASL non interviene, perché dal punto di vista sanità e salute pubblica questo sicuramente è una cosa indecente. E poi questo è diciamo un fossettino che non è previsto come scarico. Assolutamente no, questo è un fossettino che deve raccogliere le acque piovane della strada e basta, e dei campi, ma non sicuramente una fogna ce l'ha aperto così, perché questa è una fogna ce l'ha aperto. Ci saluta. Chi ci saluta? Lui. Ah, sì. No, dico, ti stavo guardando perché sai che mi affascini, quindi quando parli io sono, ascolto tutto. No, più che altro il nostro grande tecnico, Luca, è sprezzante nel pericolo, perché qui veramente falciano le... Questo è un altro problema di questa strada, è questo rettilineo, sfrecciano, l'abbiamo già visto l'altra volta, sfrecciano a gran velocità qui. Non so quanto è il limite. Qui c'è da aver FIFA, eh? Eh sì. Arriva anche il bus qui, tanto al bus in bicicletta è sicuramente, girati per favore, perché qui in bicicletta, sì, io devo guardare anche chi arriva. Sì, qualcuno è passato in bicicletta, comunque il coraggio, perché lo sa. Comunque avere il coraggio, sì, delle sue azioni. Comunque è una strada pericolosa questa, quindi i problemi sono due: questo dello scarico che abbiamo più volte sottoposto. Adesso a chi lo mandiamo? Quale assessore? Assessore all'ambiente? A chi lo dobbiamo dire? Mandiamolo anche all'ASL, perché proprio l'ASL deve intervenire e far sì che fare i dovuti sopralluoghi e verificare. Scusa, ma tu che sei amico del direttore generale, chiamalo, no? Vabbè, il direttore generale posso anche chiamare per altri motivi. Non per questo. Per questo ci deve pensare i suoi ufficiali sanitari a verificare quella che è la situazione qui. Benissimo. Magari se ci guardano, sarebbe il caso, visto che siamo a due passi dalla città. Anche perché siamo venuti d'estate due volte, poi siamo venuti d'autunno, che è inverno. L'inverno. Basta, ci vogliamo più tornare. La musica è sempre la stessa. Ora poi si vede proprio bene, guarda qua che lavoro. Ma anche il comune dovrebbe interessarsi, insomma, no? Qui ci vorrebbe qualcuno qualche notte ci scaricasse un bel camion di roba, ostruisse l'uscita e venisse seduto a mezzo alla strada. E dopo interviene. Quando l'etame arriva alla strada. Qualcuno interviene. Va bene. Bene, e poi anche la velocità io qui non la sottovaluterei, perché mi sembra una strada, come abbiamo già detto, abbastanza pericolosa. Sì, infatti l'operatore ha detto che leviamoci dalle scatole, sì, perché vedi come stringe, perché stringe, ha detto a FIFA. Sì, perché il limite non è rispettato qui. No, la perfetta. Ci vediamo domani. Ciao.